Bentornati, gara 2, Race a Taxi 100, qui al mio fianco sempre Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Abbiamo assistito ad una strepitosa manche da parte di Andrea Liberini, che ha divorato e frantumato qualsiasi record. Andre, nella prima gara ha vinto Liberini, alle spalle Bettella, poi Vok. Adesso ci accingiamo a vivere una gara 2 interessante, anche perché fa meno caldo, ma dobbiamo avere delle risposte da parte di qualcuno di loro. Assolutamente, poi in gara 1 qualche protagonista non era arrivato al traguardo, quindi un po' di carte in tavola possono cambieranno. Rimescolarsi, sì, dai, sicuramente. Si possono rimescolare. La bandiera rossa si sta allontanando, dietro la verde sventola c'è la macchina ad accompagnare i piloti, si accendono i semafori, si spengono, via, partiti. Buona, mi sembra, questa volta da parte di Coletto, che questa volta parte forte. Vediamo Liberini, perché io sono sempre su di lui focalizzato. Riprende la seconda posizione e riesce ad accodarsi, mentre Como si accoda le invece spalle a Zagorev, forse. O è Benedetto, forse... No, dovrebbe essere Rolando. Rolando, sì, Rolando. Sì, sì. Sono quasi sicuro che sia Rolando. Sì, 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 è Rolando, Rolando, Rolando. Mentre si accingono i piloti a schierarsi, ad continuare a proseguire d'impatto il loro primo giro, mentre iniziamo ad avere anche qualche segnalazione, iniziamo anche ad avere un po' qualche raffronto, non ancora cronometrico, Andre, ma ci accingiamo anche un po' a vivere quello che è la gara. Bella partenza di Coletto, grande partenza, bene, totalmente differente da gara 1, dove ha fatto quel dritto, esatto. Però poi è riuscito a recuperare in qualche maniera, mentre Liberini però inizia a farsi già minaccioso alle spalle di Luca Coletto, che ricordiamo partiva dalla seconda piazza, aveva stampato un 1.10.6 in qualifica, 1.9.3 per Liberini, che sembra veramente volare, essere a suo agio. Infatti c'è già stato il sorpasso da parte di Liberini. Liberini non vuole lasciare niente al su Coletto. Ma penso che lui dica: sai che c'è, mi vado a mettere in posizione tranquilla e poi posso star lì a guardarli da dietro. Ah sì, potrebbe essere un calcolo non sbagliato, non sbagliato sicuramente. Intanto primo giro, tutto il trenino. Liberini, Coletto, Vok, Bettella, Rolando, Como, Campanini, Zagoner, Cappelli, Bocellari, Benedetto De Padova, Specolizzi, Tacci, Tregonesi, Bassi, Di Pasquali, Speretta. Questi sono tutti quanti i primi piloti per quanto concerne gara 2 della Race Attack 600. Ricordiamo, Andre, che questo è il giro di boa, però potrebbe veramente diventare un macigno se dovesse proseguire in questa maniera la gara, soprattutto per la classifica generale. Direi proprio di sì. In questo caso metterebbe in saccoccia se non in saccoccia, in saccocciona, in quasi saccocciona, perché nel Benedetto scavalca Bocellari. Benedetto, guarda come scoda. Dici ci che sta, lo tiene? Ci sta, sì, ci sta. All'ultimo, bravo, mamma poco. Mia, che rischio, però visto la moto faceva delle spanciate, dava incredibili. Bravo William Benedetto, sorpassa, va in decima posizione, autore di una buona gara 1. William Benedetto intanto si accinge. Tutto uguale a gara 1. Sì, per adesso sì. Liberini, però Coletto era quarto, ha chiuso quarto prima, adesso si trova secondo. Con Bettella si sono un po' invertite le posizioni. Vok in terza, che è un po' in quella sorta di spirale dove dice: spero di tenermi la posizione, speriamo di riuscire a fare una buona gara. Ce l'auguriamo anche noi per lui, mentre viene ultimato il secondo giro. Sono un po' alzati i tempi, Andre. 1.10.0 Liberini. Sì, forse in gara 1 aveva fatto un 9 alto. Sì, aveva fatto anche un 9.6, era riuscito ad arrivare. Che non era lontano dal suo tempo di qualifica del 9.3. Esatto. Quindi non male, non male. Ci sta, perché anche perché hanno un vincolo di gomme loro. Sì. Non possono usare più di tot gomme, quindi probabilmente qualcuno in gara 2 sta utilizzando le gomme di gara 1 e quindi sono un po' più usurate, un po' più alti. E evidentemente, però, se poi te la puoi anche giostrare in quella maniera, tutti vorremmo essere i Liberini, che se la sta giostrando bene. Sesto Marco Como, in questo momento inquadrato alle spalle, vede Rolando fuggire, con Rolando che sta iniziando a mettere un po' di pressione a Bettella, mi sembra. È arrivato, è lì vicino e si sta facendo sentire. Adesso forse dovrebbe anche farsi vedere e poi dovrebbe anche scavalcarlo. E poi dovrebbe scavalcarlo. Vok intanto in solitaria si trova terzo. Si sono un po' cristallizzati davanti le posizioni. Andiamo un po' a vedere poi i tempi, Andre. 1.9.8 ad esempio adesso Liberini. Vedi. Nuovo sta tornando a martellare. 1.10.7 Coletto, 1.12.9 Bettella. Mamma mia,
cioè c'è una discrepanza clamorosa tra chi gira davanti, quando dico davanti dico Liberini fondamentalmente, poi gli altri, ma ci sono anche dei passaggi a vuoto importanti. Come te li spieghi? Forse per queste, per la lotta che c'è, per le posizioni dove magari sei costretto anche a cambiare un po' le traiettorie? Qualche sorpasso sicuramente, un po' di tempo te lo porta via, però quando iniziano a essere più di 2-3 secondi mi sembra un po' troppo per un sorpasso. È vero. Qualche mezzo secondo ci sta, magari cambi un po' la linea, ma 3-4 secondi no, direi di no. Nel frattempo Coletto è lì, prova a seguirlo, sta facendo chiaramente una gara molto diversa da gara 1, perché è una gara 1 dove ha sbagliato un po' la prima frenata e adesso si è messo lì alle spalle, probabilmente non ne ha per andare a prendere Liberini. Però ne deve avere per tenere la piazza, che è la cosa più importante, che perché lui ha fatto un secondo tempo in qualifica e deve confermarlo da questo punto di vista, mentre Liberini, ultima, il quarto giro e va a 1.09 e 952, sta letteralmente provando ad andare, sta tirando non ancora, vedo Vok, Andrea attenzione, non vedo Vok. Non vedo Vok. Vediamo qua sul passaggio. No, non c'è Vok. Questa è la prima grande sorpresa. Evidentemente in un punto oscuro ha avuto qualche problema Lorenzo Vok. Speriamo nessuno da questo punto di vista, ma non compare più in classifica. E allora Liberini, Coletto, Bettella, Rolando, Como, Campanini, Zagoner ancora settimo. Buona prestazione anche per lui con Benedet nono. C'è Cappelli di mezzo tra loro due. Esatto, sì, vedi, pur essendo pochi giri ci sono sempre dei colpi di scena in questa race attack, che non si sa mai fino all'ultima curva cosa può succedere. A questo punto, Andre, penso che Vok si possa anche essere ritirato, perché non compare, andiamo a vedere qualche slow motion da parte dei piloti. Questo è Marco Como con davanti Rolando, sì, dietro 127, mi sembra di aver visto dietro come numero. Sì, è Campanini. Campanini, stiamo vedendo rispetto alla partenza una gara che non ha riservato tanti sorpassi, Andre. Le emozioni ci sono, però stentano a sorpassarsi l'un con l'altro. Questo è Benedet. Più che altro intendi sì nelle posizioni, sì, davanti, anche dietro, cioè un po' tutti sono non un po' si cambiano le posizioni, cioè sembra che sono lì fissi come si aspettano, però se poi aspetti e poi non so quanto su una pista così, un circuito così, riesce a sorpassare così tanto. Eh sì, effettivamente poi, come abbiamo sempre detto, le gare sono sprint, pochi giri e bisogna darsi una mossa abbastanza velocemente. Nel frattempo la regia ci fa vedere il Mauri avrà fatto 750 gare adesso. Io mi ricordo che l'anno scorso lo intervistai ed era 500 gare, adesso sono 750. Per me una gara di Maurizio vale 25 di uno. Allora siamo con gli diamo quella proporzione a Maurizio Morselli. Stiamo vedendo qualche replay indugiando. Andre, ti faccio una domanda: se Liberini conferma questa posizione, ciao campionato. Adesso iniziamo a fare qualche considerazione. Dopo il parco chiuso faremo qualche conteggio, ma penso che davvero sì, si accinga veramente a guardali come scoda. Sì, basterà davvero un po' meno margine rispetto a gara 1. 1.10.0 infatti ha percorso questo giro. 1.11.2 però ad esempio Coletto. Cioè comunque lui ha alzato i tempi, ma gli altri non sono mai riusciti ad abbassarli. Questa è la realtà. Mette attenzione a Marco Como che prova ad avvicinarsi a Rolando. Qua può esserci sfida, ma gli manca, non è il momento giusto, gli manca un po' più di, gli manca quella botta di adrenalina finale per provare a scavalcarlo, mentre Liberini cerca di andarsene e lo sta facendo con tutta la sua eleganza. Coletto è l'unico che sta dietro. Coletto tra l'altro è rimasto sì, lì forse però Bettella, mi sa, ti faccio domanda, sta facendo da tappo, perché ho visto che Bettella è dietro di lui, si sta creando un gruppone. Bisognerebbe vedere. Infatti, eccolo vedi, lì, si stanno lì. Tutti avvicinando. Se Rolando riuscisse a liberarsi, o Como si libera di Rolando e prova a scappare. Si libera di Rolando, probabilmente. Manca poco, però. Ormai sì, manca poco. Ci stiamo accingendo a vivere fasi finali. Il settimo giro sta per passare. Poi, tra poco, siamo vicini alla bandiera a scacchi, che potrebbe sancire un altro grande passo da parte di Andrea Liberini verso la vittoria dell'assoluta. Settimo giro in corso, 1.10.3 Andrea Liberini. Vediamo come passa Coletto, 1.11.2. Forse è la prima volta che sta sotto il secondo Coletto. È vero. Comunque sì, sai cosa? Stiamo vedendo che in realtà c'è un po' meno margine tra Liberini e Coletto, ma se calcoliamo la gara 1 che non c'era Coletto,
è lo stesso distacco. Sì, bravo, esatto. Quindi... Mauri intanto, Morselli, alle spalle di Copponi, chissà che non indugino loro due. Un'altra sfida finale per quanto riguarda la 18ª posizione. Un saggio qui al mio fianco, mi ha sempre detto che tante volte... Oh, che dritto! Dritto di Benedetto, vediamo. Oh, proprio dritto, dritto. Dritto, dritto. Mannaggia. Rientra in pista, adesso dobbiamo capire poi se ha perso qualche posizione. Perché forse di solito sì. Lì, sì, ok, si fa il dritto, ma poi si riesce a frenare per rientrare. Invece è arrivato molto, molto veloce. Molto, molto veloce. Mentre Liberini scappa, Coletto lo insegue. Dietro Bettella, Rolando Como con un mismatch. Rolando Como bellissimo. Se le stanno andando in stata ragione, Como adesso è vicinissimo. Mamma mia, ragazzi. Chissà chi strappa la terza in questo caso, terza posizione. Che verga, per quello stanno lottando. Però non sta attaccando nessuno, come dici te. Effettivamente Rolando è lì, sta seguendo, ma non sta... Da quello che ci fanno vedere sembra quasi che stia aspettando. Forse sta aspettando, però e che aspetti? È l'ottavo giro? Esatto, ultimo giro adesso. Eh sì, un 10 e 3 Liberini, bene, 11 bene, e 2 bene. Coletto, ormai hanno margine, sì. Hanno margine entrambi. Nel frattempo Como mi sembra Como essere... ci vuole provare per la quarta, però qua paga anche un qua. Pochettino. È vero, sembra che abbia meno giri, però chissà come fa l'ingresso qua in curva, sì, che è importante. Sono vicini. Adesso sta guarda tutto... anche la differenza come interpretano la curva. Interpretano la curva in maniera diversa. Guarda, anche qua l'ingresso. Guarda. Occhio a Rolando, perché magari sbaglia e va dritto. No, Rolando tiene. Una bella sfida per fondamentalmente la terza, quarta, barra quinta posizione. Ma poi potrebbe rimanere tutto invariato, Andrea. Anzi, Rolando sta provando. Rolando! Oh, che frenata! È entrato Rolando, incredibile. In questo momento è terzo Rolando. Riesce, ti stava aspettando. Doppia curva, riscavalcato Rolando. Attenzione, perché ci entra dentro anche Como. Como ha scavalcato Rolando. È finito praticamente sul che colpo di scena. È finito sul cordolo Rolando. Ha rallentato fondamentalmente la sua corsa. Che colpo peccato di scena. Davide Rolando perde la quarta, la quinta piazza. Si trova quinto in questo momento. Vince Andrea Liberini. Rolando ha perso la posizione anche su Campanini. Incredibile. Colpo di scena, Coletto da un chiude terzo il secondo a finire a un sesto. Vediamo come arrivano la bandiera a scacchi. Sì, guarda lì, Bettella, il trenino, Como, Campanini, Rolando, Zagoner. Incredibile, successo. Che sfortuna, ma non è sfortunato Andrea Liberini che bissa la vittoria di gara 1. Andre Liberini, Coletto, Bettella, diamo linea al parco chiuso e dopo per le considerazioni finali. Mi stavo avvicinando a William Benedett al parco chiuso, ho sentito la parola zero freni, può essere? Sì, zero freni. Che brutta situazione. Niente, io ho un radiatore piccolo e col caldo quando sto in scia si surriscalda e stavo girando con 105-110 gradi. Quando è arrivato a 110 non avevo più freni e sono andato dritto per dritto e è stato emozionante perché alla fine non sono caduto, quindi bene. Però me la sono vista brutta, diciamo, è andata bene, non mi sono divertito. non mi sono divertito, è stata una gara di M, però bene, dai, abbiamo portato a casa la moto, mi sono preso uno spaventino, va bene così e basta, penso che farò questo piccolo investimento perché non posso continuare così, quando ci sono queste temperature molto alte. È arrivata l'ora, poi divento, ma non per me, poi per gli altri, divento pericoloso per gli altri e questo non va bene, perché comunque la sicurezza è in primo luogo. Mi raccomando, un bacione a tutti, agli sponsor, ciao. Ciao. Con Maurizio Morselli per raccogliere qualche emozione di questa gara, caldissima. È caldissimo tutto qua, siamo andati meglio, e almeno siamo stati lì col gruppo, abbiamo portato a casa punti. È arrivato stavolta anche il ragazzino Zagoner in classifica, siamo a posto, dai, quanto va così, c'è a fare la firma, via, la mia età va bene. Quello che doveva arrivare... Non è che mi scuso con l'età, io cerco di migliorarmi, è un momento. Però... Quello che doveva arrivare questo fine settimana comunque è arrivato. No, dai, va bene, adesso andiamo a lavorare i test a Cremona, perché come ti dicevo ce l'ho ancora qua, allora grazie a voi ragazzi per il vostro servizio con un caldo così. Grazie a te, come sempre. Ciao ragazzi. Alla prossima, Maurizio. Ciao. Con Marco Como dopo gara 2, che non vediamo completamente soddisfatto. Marco? No, sono contento, è andata meglio di gara 1. Purtroppo ne avevo qualcosa di più di quelli davanti, ma non riuscivo a passarli e niente.
ci rifaremo a Cervesina, speriamo. Allora, però mi sono divertito. Tutto quello che hai lo portiamo alla prossima. Speriamo, sì, dai. Dai, ti vogliamo ritrovare lì. Grazie, grazie Marco, grazie. Ciao. Parco chiuso con Andrea Tomio, 150 liberini, 94 Coletto, 84 Como, 81 Bettella, 63 Rolando, 61 Volo. Che punteggio, più di così non poteva fare liberini, eh? Ma io sto provando a fare una comparazione. Tu sai, vero, che 40 Coletto, anche se dovesse fare 100, va a 194? Ipotesi. Ipotizzando, sì. Ragazzi, liberini gli basterebbero comunque 44 punti, che sono una miseria. Negli ultimi due, tra Cervesina e Cremona, ha messo in cassaforte la vittoria, dai. Sì, praticamente basta veramente un paio di comunque anche secondo, terzo posto, sì, che sì, davvero sì. Che è un po' la stessa cosa di Bettella nella Challenge, 150-106 su Di Pasquali, 73 Speretta. Tra i rookies, Boccellari, 121-112 Taciti, qui c'è una bella sfida. È ancora tutto aperto, quindi... A Cervesina, tra poco meno di una settimana ci vediamo. Grazie Andrea Tomio. Ciao, ciao Gianluca. Ciao ragazzi.